Tempo di bilanci per la Everest, squadra di pallanuoto piacentina di Serie B. A 4 giornate dalla fine della stagione, l'allenatore e giocatore Harry van der Meer ci racconta le difficoltà ormai superate di inizio campionato e la ritrovata fiducia. 5 infatti le partite vinte consecutivamente. La salvezza sembra ormai ipotecata. Positivo, ritorno, siamo riusciti a pareggiare uno e tutto l'altro per adesso abbiamo vinto, siamo stati capaci di recuperare 10 punti e le cose stanno girando bene, soprattutto mentalmente. All'inizio non abbiamo giocato malissimo, abbiamo giocato, siamo stati sempre in partita, però alla fine si mancava sempre un gol o lo perdevi per 2 o 3 cose un po' stupido. Allora se tu devi sempre giocare, alla fine non vinci, perdi sempre il morale. Il morale, la testa comincia a pesare un pochettino, allora quando poi le cose vanno male ti butti subito giù. Invece quando siamo cominciati con il ritorno siamo riusciti a vincere dall'inizio, allora la testa, soprattutto psicologicamente, sono molto più positivo. Mentre sabato si gioca contro la terza, contro Ancona, come vedi la partita? Sì, loro sono bravi, hanno andato, abbiamo giocato contro loro, hanno una squadra molto compatta, però io per adesso sono molto ottimista perché anche noi stiamo girando bene, certe cose cominciano a funzionare. Non preparo niente di particolare per quella partita, spero solo che i ragazzi di testa stanno sereni e danno il 100%.